Ciao raga, One Piece capitolo 1077. Non me lo aspettavo strutturato così, sono sincero. Mi aspettavo un quadro più generale della situazione, sia Gad, ma magari anche andare fuori. Shanks no, Shanks lo sapevamo che non l'avremmo più visto per chissà quanto tempo. Però magari un Teach, un Law, un Garp. Qualcosina di interessante pensavo si vedesse, ma rimane comunque un capitolo che definirei affascinante. Faccio questa piccola anticipazione sul discorso Shaka, poi riprendiamo il capitolo e ne parliamo verso la fine. C'è già chi sta ipotizzando una roba alla Bleach, all'Aizen, dove arriva Shaka, si fa colpire per non sembrare lui il colpevole, ma è affascinante appunto questa cosa, ma forse un po' troppo esagerata. Inizia il capitolo e vediamo Sentomaru paragonare quello che è successo a Ara con quello che potrebbe succedere ad Egghead e ci fa un riassunto per poi Oda fa questo quadretto, disegna questo quadretto che mi ha stranito tantissimo. Perché quel quadretto felice ma che allo stesso tempo è triste? Perché sì, è felice, sorridono alcuni, c'è la faccia un po' stupida di Aokiji, però non lo so, perché citare così tanto Ara? C'è qualcosa che Oda ci vuole dire, che però non ci sta dicendo nel manga, evidentemente. Però c'è anche una contraddizione, ed è il solito discorso. I personaggi all'interno di One Piece non parlano per voce di Oda, parlano per voce stessa del personaggio. Quindi dice cose e le interpreta come Sentomaru le sa, e per quanto sia un membro comunque importante di governo Marina, non può avere il piano generale della situazione. Chiediamoci questo, i Gorosei dicono: mi sta sulle scatole una persona, fa un qualcosa che non deve fare, faccio un Berserk, lo uccido, distruggo tutto. Non è proprio così. Io ne ho già parlato in un video, ma torniamo un attimo ad Ohara. Noi vediamo che loro mandano la CP, che era comandata, mi sembra, dal papà di Spandman, a parlare con Clover e loro sono sempre in comunicazione con la CP. E che cosa dice? Non dire quel nome. Non dire quel nome, il nome dell'antico regno. Clover si rifiuta, lo vuole dire, e allora è lì che viene ucciso ed è lì che viene ordinato il Buster Call. Ma siamo certi che quel Buster Call era già deciso? Perché se no non avrebbe avuto senso mandare lì la CP a convincerla a non fare cose. Vai direttamente, fai il Buster Call e buonanotte. E invece no. E vediamo anche i Gorosei lì con la mano sulla fronte, come dire. Sono costretto a farlo anche se non vorrei, quindi una soluzione prima la cercano, ma il Buster Call diventa un qualcosa di necessario per salvaguardare un bene più grande o un male più grande. E lo stesso identico criterio lo dobbiamo apporre direttamente a The Gad, perché loro mandano la CP0 ad uccidere Vegapunk, ma questa uccisione qua magari erano consapevoli che non sarebbe riuscita. Per informazioni interne, per questo traditore che comunica col Gorosei, per qualsiasi altra situazione che loro conoscono, e che quindi la presenza stessa del Gorosei è così importante al fine di evitare il Buster Call. Perché poi ve l'ho anche parlato, sempre qua in altri video, di questo argomento. Quindi attenzione a dire: ok, cattivi, malvagi, schifosi, fanno i Buster Call, uccidono. Attenzione a questo. Luffy, Zoro, Lucci e Kaku continuano a combattere contro i Seraphins, si rendono conto che questi si rialzano sempre, e infatti anche Luffy dice: ma cosa siete, Kaido, che vi rialzate sempre? C'è un disegno, c'è una scena, quella lì in cui Zoro usa l'arte a una spada, che è spettacolare, ti dà proprio il senso di velocità e di potenza di quell'attacco. Lo stesso Zoro capisce che hanno le stesse caratteristiche che aveva King, che quindi se la fiamma è attiva non si può fare nulla, se la fiamma si spegne sappiamo che diventano più veloci, ma comunque più vulnerabili. Loro dicono: grazie che ce l'hai detto, meno male. Poi lui usa il discorso: perché quello lì King era fatto così, capelli bianchi, pelle scura, e loro dicono: ma allora potevi accorgertene prima. Classica gag molto carina, ma che fa vedere come quell'influenza di cui vi parlavo di Luffy, no? L'influenza per cui Zoro
tutti poi alla fine si ammorbidiscono, e anche Lucci, una delle persone più seriose in One Piece, fa la gag. E non è una cosa da poco. Shaka chiede del discorso dei Lunariani, capisce che King era Albert, che era, diciamo, nel Punk Hazard di cui hanno preso sangue. Al fatto che lo sappia significa che comunque Vegapunk era partecipe a quegli esperimenti là. Cambio scena, grazie Oda per il fanservice che ci fa vedere quella scena di Nami, e posso dire finalmente Nami. Sono davvero contento. È da Wano che la critico, invece qua si comporta davvero bene, reagisce, piuttosto anche combatte la sua debolezza di non andare contro a ciò che rappresenta comunque i bambini. Zeus gli dà una mano e ci chiude gli occhi, ci penso io, e attacca S-Shark, il mini Jinbe. Ma il signor Brook ha l'acchi dell'osservazione, a quanto pare, cioè si accorge come se avesse l'acchi dell'osservazione dell'arrivo di S-Shark. Poi magari è una cavolata, però quando si parla di Brook è sempre buono puntualizzare. Il Jinbino si riprende e sta per riattaccare, appunto, e arriva un Sanji che con il suo codice della costituzione Sanjesca, no? Di Sanjiland, attacca con un dropkick stupendo, con una faccia memosissima che mi ha ricordato lo stesso attacco di Vankov, con cui comunque il buon Sanji si è allenato, ha preso le tecniche, quindi ci sta un sacco, per poi vederlo col sopracciglio cambiato. Quindi è ritornato nella sua versione, se vogliamo definire Evil, nella sua versione Germa 66. E io qua non voglio dirvi oltre, non voglio dirvi oltre, perché Oda parla dei Lunariani nello stesso identico capitolo in cui Sanji fa un attacco, cambia sopracciglio. Lo so, è una cosa particolare, ma la tratteremo nel video di lunedì, perché ci può essere un po' di carne al fuoco. Fuoco, Sanji. Passiamo al gruppo di Lilith e vediamo che utilizza contro Snake, la mini Hancock, un attacco Bubble Gun. Utilizza questa bolla che fa male i fruttati, e quindi lei gli dice anche, visto il del vostro Green Blood, questa è efficace contro di voi. E qua risponde a una domanda che qualcuno si è fatto, comunque ci siamo fatti: avere il Green Blood ti porta anche ad avere tutti i problemi relativi ai fruttati? La risposta è sì. Il primo attacco di Lilith non sortisce effetto, comunque un effetto super temporaneo, per poi Franky riuscire a inglobare nella bolla direttamente S-Snake. Però lui si fa fregare, perché lei si imbonisce, piange, lui lascia la presa e viene pietrificato. Poi pietrificare tutti, anche Usopp che non fa nulla, Lilith che purtroppo si becca la tenerezza della mini Hancock. Io qua la sensazione che la situazione la risolverà Luffy, dove lei arriverà, vorrà pietrificarlo, ma il gene di Hancock farà sì che lei si affezioni a Luffy. Vabbè, storia classica di One Piece. E arriviamo al momento clou, il momento Shaka, perché lo vediamo che dice forse ho trovato la soluzione, forse ho capito dove si trova, e già lì uno può pensare eccolo lì che si allontana nel momento fatidico, è lui il traditore, lui, no? Invece no, ha semplicemente usato la logica, va detto, è logica ragazzi, quello è pura logica, un quoziente intellettivo pazzesco, e quindi è normale che abbia detto. Non è che è l'unico punto in cui non lo riesco a trovare, un punto in cui è magari il laboratorio in disuso, e infatti si dirige là sotto dove sono tutti ingabbiati e sembrerebbe appunto un laboratorio in disuso. Vede quelli della CP e gli dice non vi libero, voi siete quelli che sono venuti ad indagare, però poi vede anche Vegapunk e quindi capisce che c'è un problema. Vegapunk vede una persona o comunque un'ombra, dice ma con chi sei venuto? Shaka sorpreso e anche Vegapunk sorpreso, vediamo una pistola e poi bam, colpo in piena testa a Shaka che sanguina. Il fatto che sanguini, boh, non lo so. Alcuni di loro vediamo che sono completamente robotici, o almeno così sembra. Shaka di che cosa è fatto? È un ex, cioè un umano, un clone, un ex umano, che cos'è? Perché c'è del sangue? Ora dobbiamo anche dirci, ma se questo traditore agisce da mesi, perché sta agendo da mesi, siamo sicuri che quello che ha sparato sia il traditore o non sia una persona terza
che sta facendo qualcosa? Quello che io ancora ritengo probabile è che il traditore, perché noi adesso lo chiamiamo traditore, poi magari traditore non è che sia proprio il Laboface del discorso di tutta l'intelligenza artificiale, che prende coscienza, riesce a sovrascrivere i dati, riesce a fare i backup come gli pare a lui e quindi fa sì che tutto ciò che succede, tutto ciò che manovra, nessuno se ne accorge, anche perché io mi chiedo, mi sono sempre chiesto, ma in questi 2 mesi davvero nessuno si è accorto, adesso dico 2 mesi, ma comunque in questi mesi, davvero nessuno si è accorto che c'era un traditore? Cioè, davvero? Dettaglio non da poco, usa una pistola classica pirata, che in un ambiente così futuristico, con spade laser, armi spettacolari, usi una pistola pirata. Quindi potrebbe essere un tratto distintivo e anche un tratto che ti faccia capire come questo arrivi dall'esterno, che probabilmente, o che in questo caso, nel ragionamento che stiamo facendo, non sia ancora il traditore, sia ancora una persona extra. Chi? Come? Vediamo tutte le opzioni. Questa è follia, questa è pazzia, questa è Sparta, diciamocela tutta. Ma questa onomatopea, K'Tok, dov'è che l'abbiamo già letta? In una scena molto importante, con un personaggio molto importante, molto misterioso, che è Im. Adesso dite, è Im, ma che cacchio ci fa Im lì che prende una pistola e spara Shaka? Beh, tutto è possibile, ma rimane una follia. Io ve la dico perché semplicemente ho trovato questo riscontro, ma basta, finisce lì, ovviamente. A meno che scopriamo che ci stiamo facendo 1600 milioni di paranoie su Im, ma che in realtà è un robot messo lì dall'antico regno, che è lì a figura, che neanche i Gorosei sanno che sia un robot o che non si avvicinano mai, e quindi c'è un altro robot che fa lo stesso rumore di Im, che è lì a The Ged. No, a caso, a caso. Quello che mi affascina invece di più, ma è proprio una... mi affascina appunto, è il Seraphins di Doflamingo. Perché dico questo? E perché non un altro Seraphins, ma proprio quello di Dofi? Perché Doflamingo ha sangue da drago celeste, ok? È psicopatico, perché è psicopatico, lo sappiamo. E quindi che cosa succede? Il sangue da drago celeste, la sua pazzia, ha fatto sì di sovraccaricare il Seraphins e addirittura riuscire a dare gli ordini come se fossero dei Gorosei, perché magari si basano su un discorso di sangue, ma è una cosa semplicemente affascinante, non di più. Però l'utilizzo della pistola è molto da Doflamingo. Ovviamente questo Seraphins fa comunque tutto a caso, no, ci deve essere qualcuno che lo controlla, anche se lui stesso potrebbe dare ordini ai Seraphins. L'altra opzione non da escludere è che Bonnie abbia appunto finito di vedere tutti i ricordi di Kuma e che ci sia qualcosa che non avrebbe voluto e dovuto vedere, come appunto stiamo immaginando, e che sia così arrabbiata e impazzita che ha seguito Vegapunk, adesso è arrivato Shaka, gli ha sparato e via. Ma questo ci fa capire come effettivamente però i vari CP non siano stati incarcerati da Bonnie ma da un traditore, e quindi lei è la terza persona esterna che non c'entra nulla col traditore. Ultima opzione, poi chissà quante altre ce ne sono, ma l'ultima opzione è che sia quell'alleato misterioso che Vegapunk ha chiamato tramite l'umacofono, che tutti pensavano fosse Stussy, ma comunque Stussy, ancora io mi chiedo quell'umacofono dove cacchio ce l'aveva e come ha fatto a parlare durante la battaglia vicino ai suoi amici, vicino ai suoi compagni, quindi ancora il dubbio rimane. E che comunque questo personaggio doveva dare una mano a Vegapunk a fuggire. E quindi magari ha detto sì sì ci sono, aspettavo un tuo ordine, ma chissà se davvero aspettavo un suo ordine. Il video sul capitolo finisce qua, io come sempre vi ringrazio di essere rimasti e ve lo dico sempre solo alla fine, mettete like, commentate, condividete, che è molto importante per me e a voi non costa nulla, poi se volete abbonarvi va bene, cioè c'è aperto. E basta, poi vabbè ci vediamo lunedì con un video super mega teoria di Sanji e non solo Sanji.